A mio modestissimo parere, voi non siete pronti per questa lista, perché non lo ero nemmeno io. Pensavo sì, dai, guardiamo qualche animale strano, ma non pensavo di arrivare a tali livelli di stranezza. Bentrovati su WatchMojo Plus Italia con la nostra top 10 animali fantastici che sono reali. Now, take the shoebill stork, for example. It looks like it stole its powerful beak from a pelican. Its legs from a flamingo and its head from an eagle. Animali che sembrano usciti da dei libri, dei film, delle serie TV, non possono esistere realmente in questo mondo. Occhio, perché in questa top esamineremo non solo creature affascinanti, ma anche quelle che sembrano essere uscite dal nostro peggiore incubo, quindi non dite che non vi ho avvisato. Alla numero 10, la caravella portoghese. No, non è una medusa. La caravella portoghese è un sifonoforo, cioè è costituita da una colonia di organismi che lavorano insieme. Infatti, la caravella portoghese è formata da 4 polipi. Sì, avete capito bene, 4 polipi. Il primo di questi è quello che sta più in alto ed è una vescica piena di gas, o pneumatoforo, che galleggia sull'acqua e assomiglia proprio alle vele di un'antica caravella, e da qui si spiega il perché del suo nome. Invece, il secondo organismo si sviluppa in lunghezza, formando dei tentacoli lunghi in media 10 metri, anche se alcuni esemplari raggiungono i 50 metri, tutti ricoperti di nematocisti pieni di veleno che servono a uccidere le piccole prede. Piccole prede che vengono poi fatte risalire al terzo polipo, che è l'organismo digestivo. E infine il quarto e ultimo è quello che contiene gli organi riproduttivi. Se vi dovesse capitare di incontrarla, ed è assolutamente possibile perché è stata avvistata anche nel nostro Mediterraneo, non fatevi affascinare dai suoi colori azzurro-violaceo ed evitate di toccarla, perché la sua puntura è estremamente dolorosa, anche se per fortuna raramente mortale per l'uomo. Well, there's really only one thing you can do. What? What is it? You're gonna have to pee on it. What? E tenete presente che anche da morta può provocare delle brutte punture. Alla numero 9, pipistrello con visiera. A differenza delle caravelle di prima, questo è davvero brutto, ma brutto forte. What's that? It's this disgusting, horrible creature that's worse than anything you could ever imagine. Anzi, non è solo brutto, è proprio inquietante. Però per vostro e mio conforto, anche se sono dotati di denti aguzzi, mangiano solo frutta. Ok. Tiriamo un sospiro di sollievo. Di questa specie di pipistrello del Sud America si sa poco, in quanto è molto rara, e quel poco ve lo racconto io. Innanzitutto prende il nome da quella specie di escrescenza sopra gli occhi che gli altri pipistrelli non hanno e che effettivamente assomiglia a una visiera. E un'altra caratteristica unica è la grande piega della pelle sul collo che usano quando dormono come una sorta di maschera che li fa assomigliare a dei piccoli vigilanti speciali. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Alla numero 8, pesce lupo. Il pesce lupo, o lupo di mare, o anguilla lupo, insomma, nel suo nome il lupo c'è sempre, probabilmente per via del suo aspetto minaccioso, è un pesce osseo che predilige le acque fredde, dove si trova benone grazie al suo superpotere, un antigelo naturale che impedisce al suo sangue di congelare. Ha denti prominenti e mascelle molto forti che gli permettono di aprire gli animali dal guscio duro che costituiscono la sua alimentazione. Trascorre la maggior parte della giornata nella tana ad aspettare che la preda gli passi accanto, e anche se il suo aspetto è proprio spaventoso, in realtà ha un buon carattere, se si può dire così di un pesce. Infatti, secondo i sommozzatori che lo hanno incontrato, è molto curioso e in alcuni casi si lascia addirittura coccolare. Però occhio al morso, eh! Oh, look at that! Please don't take my fingers off! Alla numero 7, ragno cacciatore. Di tipi di ragni ce ne sono parecchi, ma qui ne abbiamo scelto uno particolarmente interessante per velocità, dimensioni e metodo di caccia. Seriously misunderstood creatures spiders are. It's the eyes, I reckon, they unnerve some folk. Not to mention the pincers. Sono abbastanza certa che Hagrid approverebbe questo ragno, una creaturina che ha un'ampiezza di zampe che può raggiungere la bellezza di 30 centimetri. Huntsman spiders are the best spiders in the world.
They're big. They're fast. They're powerful. They're great predators. Con quanta ammirazione ne parla, cioè è peggio di Hagrid questa. Allora, la signora ha detto che sono grandi, e beh, 30 centimetri, che sono veloci e infatti possono muoversi fino a un metro al secondo, che sono potenti e già spesso non hanno nemmeno bisogno di usare il veleno perché uccidono anche solo con la pressione delle mandibole, e infine che sono grandi predatori, infatti usano sia l'inseguimento che l'imboscata. Attenzione, perché sebbene raramente, può accadere che mordano anche l'essere umano, e oltre a un bel doloraccio notevole, il morso può provocare mal di testa, nausea e palpitazioni. Olè. I don't think he has diarrhea. But how do we know, Marge? How do we know? Alla numero 6, calamaro vampiro. Questa è una di quelle strane creature che potremmo facilmente immaginare nella taverna di Star Wars. Eppure esiste nella realtà e vive tra i 600 e i 1500 metri di profondità, dove mette in atto i suoi trucchi degni di uno show di magia. This change in appearance may help it avoid being attacked by predators. Infatti, il calamaro vampiro, per difendersi dai predatori, mette in atto una vera e propria trasformazione, arricciando tentacoli e membrane verso l'esterno per poi avvolgerli su di sé, rivelando infine le sue spine. Un altro sistema che utilizza è quello di confondere i predatori, prima effettuando bruschi cambiamenti di rotta e poi rilasciando una nube di muco bioluminescente con tante piccole sfere di luce blu. What is the big deal? Nobody likes to be flashed. Alla numero 5, talpa dal muso stellato. Se col calamaro di prima potevamo sentirci nella taverna di Star Wars, qui siamo più in uno degli stadi di trasformazione di The Last of Us. La talpa dal muso stellato è praticamente cieca, quindi per localizzare le prede fa affidamento sul suo naso a forma di polpo. The air doesn't smell so foul down here. If you're not in Enoch, always follow your nose. Il naso è formato da ben 22 appendici carnose che si muovono freneticamente quando la talpa è in esplorazione del territorio circostante e può toccare circa 10 punti diversi in un solo secondo. La superficie di queste buffe appendici è ricoperta da 25.000 sensori recettori, noti come organi di Eimer, che funzionano in questo modo. Premendoli sul terreno, un'immagine tridimensionale di ciò che è stato toccando viene trasmessa al cervello. Fantascienza? No, magnificenza della natura. Alla numero 4, pesce ago indonesiano. Non è una creatura aggressiva, eppure è un pesce molto pericoloso che può causare ferite gravi, a volte addirittura fatali per l'uomo. Questo pesce affusolato delle acque tropicali e subtropicali può misurare fino a un metro, e ciò che lo rende pericoloso è il suo lungo muso appuntito pieno di denti affilati. Normalmente viaggia in branco appena sotto la superficie dell'acqua, però non è raro che si lanci fuori dall'acqua a una velocità di quasi 60 km all'ora, diventando così un micidiale pugnale volante. Si ritiene che sia attirato dai riflessi di luce ed è per questo che i pescatori notturni sono particolarmente a rischio, perché le luci delle loro piccole barche possono attirarlo. And there are numerous places in the body where if that went in just a couple of inches, that could be fatal. Alla numero 3, calabrone gigante asiatico. Nell'estate del 2021 è stato confermato il primo avvistamento negli States di calabrone gigante asiatico, anche conosciuto come calabrone killer per la sua abilità di massacrare le api mellifere nel loro alveare. Sono dei bestioni 5 volte più grandi delle api e sono dotati di forti mandibole appuntite che riescono a strappare la testa delle povere apine. Questo tipo di calabrone può far sparire un intero alveare di api mellifere in poche ore, ma la natura è straordinaria, perché sentite un po' la strategia di sopravvivenza sviluppata dalle api giapponesi. Si buttano in massa addosso al calabrone che si è introdotto nel loro alveare e cominciano a vibrare. E questa vibrazione di centinaia di corpi fa crescere la temperatura collettiva fino a raggiungere i 46 gradi Celsius. E le api hanno un vantaggio rispetto al loro aggressore. Infatti hanno una capacità di sopportazione del calore superiore di 2 gradi rispetto a quella del loro nemico, che così viene arrostito vivo. Tiè!
Alla numero 2, becco a scarpa. E questo che è? Direi un Muppet preistorico che è rimasto intrappolato nei ghiacci per migliaia di anni ed è ricomparso. No, allora un dodo. No, nemmeno. Mi dicono che è un becco a scarpa. A volte erroneamente viene associato alla cicogna, ma in realtà ha più cose in comune con i pellicani. Guardandolo si capisce chiaramente il perché del suo nome. Il suo grosso becco, che davvero sembra una scarpa, o uno zoccolo olandese, gli consente di afferrare prede di grandi dimensioni, pesci, serpenti, ma anche piccoli di coccodrillo. E le zampe, lunghissime, gli permettono di camminare nelle paludi di acqua dolce dell'Africa orientale alla ricerca delle sue prede. Not exactly what she was after. I suoi movimenti sono lenti ed è in grado di rimanere immobile per parecchio tempo in attesa della preda. Anche io sto sviluppando questa capacità di attesa e vi sto aspettando al varco, quello che stabilisce la vostra sorte sulla base di chi si è iscritto e chi non si è iscritto a questo canale. Vi posso dire solo una cosa. Scegliete bene. Alla numero 1, polpo dagli anelli blu. Se per caso, invece di andare a Rimini per le vacanze estive, doveste scegliere le acque calde della barriera corallina vicino al Giappone o all'Australia, e già che ho detto Australia, dovrebbero accendersi 20.000 lampadine, bene, vi avviso che se vi imbattete in un piccolo polpo con gli anelli blu, non toccatelo. Infatti, anche se può essere allettante inseguire questa creaturina luccicante come un gioiello, meglio lasciarla andare per la sua strada. Quella simpatica creatura, il polpo dagli anelli blu, è uno degli animali più velenosi dell'oceano. Un piccolo morso e ti potresti ritrovare con i muscoli paralizzati, compresi quelli respiratori. E allora ciao, moriresti in pochi minuti. La colpa è la tetrodotossina contenuta nella sua saliva, che è una potente tossina che causa insufficienza respiratoria. E c'è anche da dire che il morso potrebbe risultare indolore, purtroppo, in questo caso, perché non accorgendosi nemmeno di essere stati morsi, non si ha modo di intervenire prontamente. Allora, che cosa ne pensate di questa lista? Conoscevate questi animali? Ne avevate mai sentito parlare? Fatemelo sapere nei commenti e ricordatevi, io vi aspetto al prossimo video, ma anche al varco.